Salve a tutti gente, sono Caso90 ed eccoci qua su Assassin's Creed. Ci avevamo fermati in questo punto. Ciao Desmond. Ci avevamo fermati in questo punto e dovevamo, penso, andare a coricarci, quindi andiamo a coricarci, chi se ne sbatte. Ciao ciao, buonanotte. Vediamo un po' cosa vedrà oggi nei suoi sogni, altri cosi sflesciosi così. Il mattino seguente, e ovviamente non viene mai svegliarci la Si tipa. sbrighi, signor Miles. Sì, Abbiamo arrivo. quasi finito, sa? E poi? Vedrà. Forse le lasceranno persino vedere l'inizio. Non è poi terribile come crede. Senta, lo so che non avete intenzione di lasciarmi andare. Quindi perché non mi dice che cosa c'è dietro? Non sono un idiota, signor Miles. Credo che lei abbia già imparato molto. Non so di che stia parlando. No, certo. Va bene, lasci che le chieda qualcos'altro. Sì? Alcune delle cose che vedo nell'Animus a volte sembrano sbagliate, false, come se la storia fosse in qualche modo assente. Non cosa, signor Miles? Non corrisponde a quello che ha letto su un'enciclopedia online? O che le ha insegnato il professore di storia al liceo? Lasci che le chieda una cosa. Questi sedicenti esperti hanno accesso a conoscenze segrete inaccessibili al resto di noi? Esistono libri, lettere, documenti, un sacco di fonti risalenti a quell'epoca. Alcuni mi sembrano contraddire quello che mi fa vedere l'Animus. Chiunque può scrivere un libro e può mettere ciò che vuole sulle sue pagine, qualunque cosa. Un tempo credevamo che la Terra fosse piatta. C'è gente che ci crede ancora. Sì, e ci pubblica dei libri. O che l'atterraggio sulla Luna fosse una montatura. Credo che ci sia anche un libro in cui si afferma che il mondo fu creato in 7 giorni. Un bestseller, fra l'altro. Dove vuole arrivare, Doc? Il punto credo è che lei non deve fidarsi di tutto quello che sente, di tutto quello che legge. Com'è che diceva il suo antenato? Niente è reale? Tutto è lecito. Sì, esattamente. Fa parte di ciò che rende l'Animus così spettacolare. Non c'è spazio per false C'è interpretazioni. sempre spazio. Touché, signor Miles. Ora che ho risposto alla sua domanda, possiamo cominciare? Sì, andiamo. Comunque sia, io il libro di cui parlava di 7 giorni sarà stato un best-seller, ma non l'ho ancora letto. Fate voi le vostre conclusioni, chissà che libro era. Comunque, andiamo avanti. Mi piacciono queste battutine così che fanno a volte sul gioco. Ok, continua, carica ultimo ricordo, vai. Fatti avanti, mio allievo. Abbiamo molto di cui parlare. Mi faccio E siamo avanti. quasi, Altair. Ora Roberto di Sable è tutto ciò che si frappone fra noi alla vittoria. È la sua bocca a dare gli ordini, la sua mano a pagare. Con lui muore il segreto del tesoro dei Templari e qualunque pericolo possa derivarne. Ancora non capisco come un semplice tesoro possa aver creato tutto questo caos. Il frutto dell'Eden è la tentazione resa tangibile. Basta vedere che cosa ha fatto a Roberto. Dopo che ne ha assaggiato il potere, l'oggetto l'ha consumato. Egli non ha visto una pericolosa arma da distruggere, ma uno strumento che l'avrebbe aiutato a realizzare l'ambizione della sua vita. Sognava il potere, dunque. Sì e no. Sognava e sogna ancora la pace, come noi. Ma egli è colui che aspirava di vedere la Terra Santa consumata dalla guerra. No, Altair. Come fai a non capire quando sei stato proprio tu ad aprirmi gli occhi su questo? Che intendete? Che cosa vogliono lui e i suoi seguaci? Un mondo in cui tutti gli uomini siano uniti. Non disprezzo il suo scopo, lo condivido. Ciò a cui mi oppongo è il metodo. La pace è una cosa da imparare, da comprendere, da accettare. Vorrebbe imporla. E privarci frattanto del libero arbitrio. Strano pensare a lui in questo modo. Non provare mai odio per le tue vittime, Altair. Questi pensieri sono veleno e offuscano il tuo giudizio. Non lo si potrebbe convincere a por fine a questa follia. Gli ho parlato a modo mio, attraverso te. Cos'era ogni uccisione se non un messaggio? Ma ha scelto di ignorarci. Allora resta una sola cosa da fare. Gerusalemme è dove l'hai affrontato la prima volta. Ed è lì che lo troverai. Che quest'ultimo dono ti dia forza. Vai, Altair. È tempo di completare l'opera.
Perfetto, gente. Quindi, ci stiamo praticamente avvicinando alla fine del gioco. Ormai ci siamo vicini, abbiamo preso, se non erro, questa è l'ultima spada che ci daranno. Ok, perizia con la spada, danni, nuova arma ottenuta e pugnali da lancio extra, perfetto. Invece che averne 5 mi sa che ne ho di più. Ah, ho preso di tutto, tipo. Ok, quindi, finalmente, scusi, si levi dal cazzo. Abbiamo finalmente, non so, ucciso tutte le vittime che dovevamo uccidere. Adesso l'unico che ci manca, chi è? Roberto, Robertino. Quindi, andiamo a ucciderlo, andiamo verso Gerusalemme. Penso uccido, beh, sinceramente non mi ricordo cosa, cioè non me lo ricordavo neanche il gioco, quindi io più che altro lo sto giocando con voi. Mi ricordo poi come va a finire, ma non mi ricordo perfettamente. No, perché in periferia la dimora doveva andare, vaffanculo. Questo è perché parlo e non mi accorgo di cosa faccio. E tu zitta. Ok, allora, sul cavallo come cazzo si saliva. Perfetto, mi tocca prendere e andare a piedi. Quindi vado e ci si vede come sono arrivato alla dimora, va? Ole, sono arrivato alla dimora. Dritto dritto, mai fatto così bene. Ole, ciao tizio. Salute e pace, Altair. Altrettanto, fratello. Sembra che il fato ami tirare degli scherzi. Ma allora è vero, Roberto di Sable è a Gerusalemme. Ho veduto i cavalieri con i miei occhi. Solo la sventura segue quell'uomo. Se egli è qui è perché intende fare del male. Non gli darò l'occasione di agire. Che la vendetta non offuschi il tuo giudizio, fratello. Sappiamo entrambi che ciò non è un bene. Non ho dimenticato. Non hai niente da temere. Non cerco vendetta, ma conoscenza. Davvero non sei più l'uomo che conoscevo. Il mio lavoro mi ha insegnato molto. Mi ha rivelato segreti. Ma ancora mi mancano delle tessere di questo rompicapo. Che vuoi dire? Gli uomini che ho eliminato operavano insieme, guidati da costui. Roberto ha dei piani su questa terra. Questo lo so per certo. Ma come e perché? Quando e dove? Tutto questo mi sfugge. Rociati e saraceni che collaborano. Non sono niente di tutto ciò, ma qualcos'altro. Templari. I Templari fanno parte dell'esercito crociato. O così vogliono far credere a Riccardo? No. La loro fedeltà va a Roberto di Sable e ha una loro astrusa idea di poter fermare la guerra. La storia che narri è ben strana. Altro che, Malik. Ma dimmi dove sono stati visti. Devo mettermi sulle sue tracce prima che mi sfugga. In 3 posti, lo so per certo. A ovest, vicino a una torre di guardia e un ospedale. E a sud-ovest, alla chiesa del Santo Sepolcro. Vedi che cosa puoi scoprire. Io farò lo stesso. Farò prima che posso. Sii cauto, amico. Va bene. Cauto come sempre. Ovvero facendo casini a destra e a sinistra. Comunque, allora, usciamone da qua. E vediamo, sicuramente mi toccherà prendere e andare a cercare. Devo andare a cercarli. Ok, a dopo, quando li ho trovati, va. Ok, gente, ho trovato qua un informatore, anche se non mi dice che devo farla qui la cosa. Però sta troia mi ha rotto i coglioni, però sta fisso parlando. Basta, ti ammazzo. Mi dice aggancia l'informatore, via. Immagino tu sia qui per il funerale, o meglio, per Roberto. Ho tenuto occhi e orecchie aperti, ma non ho niente da riferire. Forse Tariq ha udito o visto qualcosa che può tornarti utile. È appostato non lontano da qui. Va da lui. Fatti dire che cosa è venuto a sapere. Ok, devo andare da Tariq, che è da quella parte. Quindi, perfetto. Penso di dover salire quassù. Bye bye. Allora, vediamo un po' di andare da Tariq. Vediamo se ha davvero qualcosa da dirci o se è una cagata. Penso avrà qualcosa da dirci davvero. Però, visto che neanche lui ne era molto convinto. E abbiamo solo un minuto. Altair, ti vuoi muovere a salire? Se sti cazzo di muri. Allora, Tariq dovrebbe essere sopra un tetto, penso. Cazzo, pochissimi secondi per arrivare. No, è giù. Mi dice che è giù. Aia, è giù dove? Non c'è qua. Dov'è? No. Ah, eccolo qua. Ottimo tempismo, Altair. Ma va a cagare. Ho trovato qualcosa che ti farà comodo. Ordini per le guardie di Roberto. Questa mappa che ho disegnato mostra dove egli intende schierarle. Fanne buon uso. Grazie, però non dovevi nasconderti dietro sta cazzo di siepe o quello che è. Non lo so io. Io ci metto molto a capire dove sei, però. Vi lascio. Ok, vado a cercare i prossimi. Questo l'ho trovato per sbaglio, quindi immaginatevi. Spero di non doverlo fare anche per gli altri, se no sono fottuto, tipo.
Ok, non me li sta segnando. Però ne ho trovato un altro per culo. Quindi io vado. Salute e pace, maestro. Hai visto tutti quegli ignobili templari in città? Ho l'incarico di ucciderne il più possibile prima del funerale della tua ultima vittima, Majid ad-Din. Sono sicuro che per te sarebbe una questione di attimi. Ho appreso diverse cose interessanti mentre cercavo quei templari. Potrei condividerle con te al tuo ritorno. Non ho capito, se sono tanto devoti alla causa, perché non mi dicono le informazioni, si fanno i cazzi loro che devono fare? Ma non lo so. Allora, ma devo... Ah, qua c'è un templare. Ok. Ciao, addio. Uno è andato. Ti ho appena ammazzato un tizio davanti e te ne sbatti e continui a chiedermi i soldi. Ti fai la stessa... No! Vaffanculo. No! Pinball! Pinball! Bitches! Me ne vado. Non ho capito se mi devo far scoprire o meno, perché sennò passo ad ammazzarli a scoppio così. Nel senso, questo è qua. Tipo, boom! Olè, un altro. Non mi devo far vedere, questo è il brutto. Uè. Olè, quest'altro è morto. Allora, chissà dove sono gli altri. Ah, gli altri penso siano qua vicino. Il problema è troppo... Ah, vai via, basta! Credi quanto li odio. Che penne è pieno qua, non ho capito ancora il perché. Ciao, templarino. Puff, un altro è andato. Chi mi manca? Uno qua mi manca. Non c'è nessuno vicino, vero? No. Ciao. Ok, questo è fatto. Via, show da me. Devo andare verso... Ma no, mi hanno beccato all'ultimo. Va a cagare. Ciao. Dai. Cioè, ma io non ci credo, mi hanno beccato all'ultimo. Vai. Vabbè, me la rifaccio, va, via. Ok, sono di nuovo all'ultimo. Vediamo se riesco a ucciderlo senza poi che le guardie mi rompano. Oddio, non ci sono due guardie qua davanti. Non posso mica farlo. No, tranquilla, sto solo passeggiando, io tranquilli. Non è che c'è un'altra guardia lì in mezzo, Cristo, però. Aspettiamo che passi e... Pof! Ok, cioè torniamo dal tipo. No. Piano. Tanto ho tre minuti, posso prendermela con calma, anzi... Merda! Oh, no, non ci credo, aia! Ma vaffanculo, sempre all'ultimo. La prossima volta qualcuno impara a cagarmi il cazzo. Tu forse non hai imparato però, mi sa, eh. Che dici? Che dici? Vi sto tipo sterminando, così almeno posso farmi la missione in pace. Che dici? Ok, gente, sono arrivato da sto tizio. Purtroppo l'altra missione la faccio dopo. Questa effimera promessa di pace. Dobbiamo essere forti. Dobbiamo essere coraggiosi. E dobbiamo avere l'animo di chiamare amici coloro che un tempo reputavamo nemici. I crociati giungono a Gerusalemme recando un'occasione. La fine delle ostilità. La fine della guerra. Perché possiamo vivere insieme. Non dobbiamo respingerli. Ok, vi spiego. Praticamente io ho fatto una strage davanti al punto dove spawnano i templari. E quindi si fermano tutti assieme lì in mezzo. Se anche provo a avvicinarmi poco poco, mi toglie la missione. Quindi in poche parole devo prendere, aspettare che si tolgano i vari cadaveri che ho lasciato in giro. Tu però ti faccio adesso, vieni. Tiè, dai. Tiè, bastardo. Tiè. Eh sì, vabbè, però colpisci, in realtà, vai. Colpi di dai, un bel de, vai di dai. Eh sì, vabbè. Oh, mi scoppiano più questi qua che non sanno combattere che i soldati, cioè per dire. Boh. Oh. Parlate di pace, ma le vostre parole sono vuote. No, dico il vero. Perché ne dubitate? Siete un templare. Ebbene? Allora siete anche un bugiardo e un impostore, come il vostro maestro. Dov'è? Che cosa complotta? Egli cerca la pace, lo giuro. E le sue azioni ne sono la prova. Un cristiano al funerale di un musulmano. Vogliamo porre fine a tutto questo. Solo perché favorisce i vostri interessi. Ma è una cosa nobile. C'è un tipo incastrato però. Terra unita sotto il nostro stendardo. Unita con la forza. Ci renderete tutti schiavi.
È per il bene di tutti. No, che non lo è. E finché i miei fratelli e io avremo respiro, non ci riuscirete. Si sta formando una folla qua in mezzo, cioè non lo so io. Scusate Mario, avete sentito poco, ma non è che ha detto chissà cosa interessante, tranquilli. Però, cioè, faceva ridere come scena. Scusate se... Vabbè, io me ne salgo qua, guardo se Mario c'è qualcos'altro da fare oltre a quell'altra missione, perché se no non si va più avanti, tipo, mi tocca spegnere e riaccendere il gioco per un casino. Vabbè, speriamo di no, va? Mentre guardo qua, va? Ok gente, ho trovato quest'altro informatore, vediamo un po' se riusciamo. Devi aiutarmi. Malik mi ha dato l'incarico di uccidere diversi arcieri appostati nella regione, di modo che i nostri fratelli possano muoversi più agevolmente. Di solito non sarebbe un problema, ma questo funerale ha scombussolato tutto. La guardia cittadina ha schierato gli uomini migliori e... insomma, non sono in grado di farli fuori. Avrei due favori da chiederti. Uccidere gli arcieri e non dire a Malik del mio fallimento. In cambio vedrò di scoprire qualcosa dei piani di Roberto. Però tizi, la pratica rende perfetti. Non è che dovete cagare il cazzo a me perché non sapete fare le cose. Vabbè, va. E mentre andiamo ammazziamo gli arcieri. Mica queste missioni così degli arcieri mi rompono al cazzo. Merda. Mi ha quasi visto. Ok, aspettiamola. C'è tutto non a pugni, magari. No. Dov'è là? No, ma come? No, 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 no. Ok, bravo, vattene lì. Via. Ok, uno è andato. Chi manca? La vediamo un po'. Mica, ce ne sono un casino da uccidere. E quello è là in fondo. Scusami un po', ma se io mettessi i pugnaletti da lancio non faccio prima. Tipo anche contro di quello, per esempio. Cioff. Ok, un altro è andato. Aspetta un po'. Così faccio, visto che l'altra volta mi avete rotto i coglioni che non usavo i pugnali da lancio. Io in realtà li stavo usando quando non stavo registrando. Quindi, ok, quello sta tornando indietro. Andiamo, vai, 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 Altair. Chi è? No, un assassino, un cazzo. Ma vaffanculo. Cioè, vedete? Perché sono io il problema. Non sto gioco. Vai, scendi, Altair. Ok, ci si riprova. Vai, di velocità stavolta. Uè, uè, scusate, scusate. Dovevo andare a ammazzare l'assassino. Cioè, no, se sì, ammazzare l'arciere. No! Minchia, perché non li posso uccidere? Dovrebbero mettertelo come ricompensa a poterli uccidere, sti stronzi. Vai, uccidilo. Ok, uno è andato. E vai a cagare tu. Poi. Un altro era qua, se non mi sbaglio male. Vediamo un po'. Sì, era qua. Ok, ora è girato, quindi direi che è perfetto. Zoff! Un altro è andato. Allora, manchi tu, tizio. Vediamo qua. Zoff. Ole. 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 Non dirmi che sto già finendo, perché davvero. Fantastico, se riesco. Dov'è l'altro? Il tipo che non lo vede. Dov'è? Aspetta, forse qua su. È qua su. Dov'è? Che cazzo. Aspetta. Come minimo è qua sotto, infatti. Quella! Ole. Sì, ce l'ho fatta subitissimo. Ok, torniamo dal tizio, va. Grande. Ok, stavolta non mi ha dato problemi. Per fortuna, o meglio, non troppi. Perché problemi me ne danno sempre ste missioni. Ma non per altre, perché, boh, che palle. Vai. Sarò in eterno tuo debitore. Malik non me l'avrebbe mai perdonata. Ecco ciò che ho saputo. Per uno come me, un attacco diretto al cimitero sarebbe impossibile. Ci sono troppe guardie. Invece proverei a confondermi tra gli eruditi, che di sicuro saranno presenti. Non sarà l'approccio più diretto, ma è certamente il più sicuro. Ok, grazie per le tue informazioni. Indagine completata. Perché mi stanno ricercando? Sono tranquillo io, gente. Comunque, devo tornare? Ok, ho completato l'indagine. Gente, direi che torniamo al cacchio di coso. Alla tana, alla dimora degli assassini. Vai, si torna. Ole, e ce l'ho fatta tornare. Vediamo un po', Ciao Malik. Hai decisamente un'aria trionfante, fratello. Ho imparato molto del nemico. Condividi il tuo sapere, dunque. Vediamo come metterlo a buon uso. Roberto e i suoi templari sono in città. Sono qui per rendere omaggio a Majid ad-Din. Assisteranno al funerale, e lo farò anch'io. Perché mai dei templari dovrebbero assistere al suo funerale? Questo ancora non mi è chiaro, anche se otterrò una confessione a tempo debito. I cittadini stessi sono divisi.
Molti li vogliono morti. Altri però dicono che sono qui per parlamentare, per fare pace. Pace? Te l'ho detto. Gli altri che ho ucciso mi hanno detto lo stesso. Ciò li renderebbe nostri alleati. E tuttavia li uccidiamo. Non ingannarti. Non siamo affatto come quegli uomini. Il loro scopo appare nobile, ma i mezzi per ottenerlo non lo sono. Almeno così El Mualim m'ha detto. Dunque qual è il tuo piano? Presenzierò al funerale e affronterò Roberto. Prima è, meglio è. Che la fortuna guidi la tua lama, fratello. Malik, prima di andare c'è qualcosa che devo dirti. Parla dunque. Sono stato stupido. Normalmente non oserei contraddirti, ma che ti prende? Di che cosa parli? Fino ad ora non ti ho mai chiesto scusa. Troppo orgoglioso. Hai perso un braccio a causa mia. Hai perso Kadar. Avevi tutto il diritto di essere in collera. Non accetto le tue scuse. Comprendo. No, non comprendi. Non accetto le tue scuse perché non sei più l'uomo che venne con me nel Tempio di Salomone. Perciò tu non hai nulla di cui scusarti. Malik... Forse, se non ti avessi invidiato tanto, io stesso non sarei stato così incauto. La colpa è anche mia. Non devi dire così. Siamo un tutt'uno. E condividiamo la gloria delle vittorie, come pure il dolore delle nostre sconfitte. In questo modo diventiamo più vicini. Diventiamo più forti. Grazie, fratello. Riposati se ne hai bisogno. Che tu sia pronto per ciò che ti attende. Ci mancava solo che si baciassero in bocca. Comunque. Ma no, questo non si chiama Rafiki, va? Vediamo un po'. Ha cambiato il nome di questo. Ah, dobbiamo andare a uccidere Roberto. Però andremo a ammazzare Roberto Disabile. Boh, Roberto Desabre. Nel prossimo episodio, quindi gente, sapete già cosa fare, ci si vede al prossimo qua, su un'altra avventura ovviamente di Assassin's Creed. Alla prossima!